Ciao ragazzi, eccomi qua, Serafino Ambrosio e Composta Pilates and Wednesday Workshop Composta Pilates. Oggi voglio dedicare questo discorso sui sistemi longitudinali di professor Andre Fleming, che ha creato questa ipotesi che vi voglio dire che è abbastanza valida come ipotesi di questo sistema longitudinale che esiste fra la testa e i piedi. Collegamenti muscolari, collegamenti fasciali, collegamenti miofasciali, collegamenti neurologici. Perché c'è questo collegamento? E vi dico perché. Perché quando ho fatto la dissezione anatomica varie volte l'ho visto con i miei occhi e l'ho sentito anche con i miei mani, che c'è questo collegamento fra vari muscoli che non è che si finiscono, ma si trasformano in un altro muscolo. Perciò a questo punto, cos'è questo sistema longitudinale di Andre Fleming? Questa ipotesi, questa che sappiamo che è abbastanza reale, parte dalla testa e poi anche partire un po' dalla parte craniale della testa che va verso la colonna, che poi scende giù la colonna, lato destro, lato sinistro, con i due muscoli, finisce verso il sacro e poi si biforca verso le due gambe, i femori, scende giù e scende verso la parte posteriore delle tue gambe, verso la parte posteriore laterale delle tue gambe, che poi si inserisce sotto i tuoi piedi. Per chi vuole più informazioni su queste collegamenti, anche i nomi dei muscoli che si collegano, fammi sapere alla scuola posta info@chiocciolimetodo.it e sarei grato a farti sapere. Allora, oggi per tutti noi che già facciamo tanto Pilates e abbiamo già studiato tanto Pilates, voglio un po' farvi conoscere uno di queste cose interessanti che dimostrerò alla fiera di Rimini. Sì, quest'anno c'è la fiera di Rimini il 2-3 giugno e spero posta ci sarà, noi ci saremo. Chi verrà a Rimini o non può venire, vuole fare il workshop online, lo offrirò anche online comodamente da casa vostra, che parlerò per 2 ore intere su vari parti di questa fascia e collegamenti, così voi capite veramente in profondità e nel dettaglio cosa vuol dire questa fascia collegamenti. Ma oggi, ragazzi, vi voglio solo fare conoscere uno di queste cose che parlerò alla fiera di Rimini questa giugno a padiglione D1. Saremo posta Pilates al desk davanti a Pilates Junction. Perciò facciamo così, voglio un po' farvi vedere la fascia. Vediamo, questa è la prima volta che faccio questa cosa, fenomenale, ok?
Ok, eccoci qua, spero che potete vederlo. Yes! E vedete che questo è il sacro, yes, questo è l'ischio e questo è il ligamento sacro tuberoso che connette il sacro con l'ischio. Ah, e questo biforca in due parti, uno più piccolo superiore e uno più grande inferiore, se lo vedete qua in questa foto. La bellezza di questa foto è perché si vede a parte la connessione fra osso e osso, perché ovviamente questo è un ligamento che fondamentalmente connette due ossa, ma la bellezza di questo ligamento è anche aiuta a separare biomeccanicamente alcuni muscoli, perciò l'otturatore interno e l'otturatore esterno con il gluteo grande posteriore e anche con il piriforme superiore. Questo è il piriforme, ragazzi, lo vedete? Il piriforme, l'otturatore esterno e interno e quello esterno qua. Perciò il ligamento è usato non solo come stabilizzatore sacro con la pelvi e pelvi con il sacro, ma anche come un separatore meccanico di questa muscolatura, così questa muscolatura funziona bene. O se questa muscolatura non è abbastanza forte o mobile, può creare disturbi o disfunzione a questo ligamento, viceversa. Ma vediamo un po' un'altra foto molto carina, eccoci qua, molto grande, lo vedete ragazzi? Sì, questo è in relazione che il ligamento sacro-tuberoso qua c'ha con il bicipite femorale, eccolo qua, perciò questa parte blu è il ligamento sacro-tuberoso, ma poi alla fine, che poi non c'è fine, inizia il muscolo del bicipite femorale. Ok, perciò diciamo che puoi anche dire che il ligamento sacro-tuberoso fa parte del bicipite femorale, perché è la stessa sostanza, no? Questo già lo sappiamo. La bellezza di questa foto è che questo grande gluteo, eccolo qua, le fibre basse, eccolo qua, vicino un po' l'ano, si deve dire l'ano, ma vicino la parte inferiore del gluteo basso copre proprio la giuntura, lo vedi, la giuntura fra il bicipite femorale e il ligamento sacro tuberoso. Significa persone molto sedute sul sedere, come noi, come io adesso, schiacciamo o diminuiamo il flusso sanguigno in questa zona inferiore, non permettendo, ragazzi, un sufficiente riciclo di ossigeno nutrienti in questa zona che potrebbe, non è che potrebbe poi inibire o fermare o ostacolare questo scambio di ossigeno. Eccomi qua. Significa, ok, la nostra abilità di uno, muovere i nostri glutei, muovere le nostre gambe, cercare di ariare i nostri glutei bassi, migliora la sensazione corporeo di quella zona del sacro tuberoso con i bicipiti femorali, no? Perciò questo è un riassunto abbastanza generale, poi al corso chi lo vuole fare, al workshop andrò in profondità, ma a quel punto noi come insegnanti Pilates, vedendo questa connessione fra ligamento sacro-tuberoso, otturatore interno, esterno e piriforme, più il gluteo grande, fibre basse e il bicipite femorale, cosa dobbiamo fare? Che senso ha? Perciò noi prima dobbiamo migliorare l'immagine di questa zona ai nostri clienti, cioè fargli capire che esiste questa zona, perché vi dico io, quando sei seduto su una sedia, quella dove c'è il sorriso del gluteo, lo sai, quel sorriso, le pieghe del gluteo che finisce con la gamba che inizia, quella si chiama il sorriso del gluteo. Quella zona del sorriso del gluteo è un po' morta, nel senso, a livello neurologico, ma anche sensoriale, c'ha questa sensazione di: se io ti dico, mi puoi mettere il dito dove il gluteo finisce e la gamba inizia, è molto difficile a trovare
E siccome il dito si rallenta andare a trovare quella zona, perché quella zona è abitualmente chiuso, compresso, schiacciato, perché sei sempre seduto. No? Perciò quello che noi vogliamo fare con i nostri clienti, e vi faccio vedere due esercizi che potete fare, seguimi se vuoi, se no guardatemi, e chi vuole, abbiamo bisogno di una palla, se volete, o un massaggiatore miofasciale. Anche questo a Rimini lo porterò e faremo delle mini lezioni di Power Plate con Energy Pilates, che sarà molto interessante. Uno delle, diciamo, una parte molto futuristica nel Pilates e del nostro lavoro di Matrix. Sarà per me la secondo step, passo verso benessere totale. No, ma oggi non lo voglio usare, userò la palla che è verde, ma non lo vedete perché ho un green screen dietro. Vabbè, buonanotte. Perciò, se noi mettiamo la palla sotto il sedere, perciò sul lato del sedere, prima con le mie dita e le mani vado a toccare l'ischio, lo trovo, e metto la palla superiore dell'ischio e internamente verso il sacro, perciò parallele e internamente verso il sacro. Quando in posizione, cammino i piedi, la schiena in giù verso i piedi, perciò prima mettilo e poi cammini peso corporeo. A quel punto, quello che voglio che fate, e potete fare qualsiasi movimento, solo per sensibilizzare, potete fare side to side, questo esercizio di Pilates che facciamo, muovendo le ginocchia destra e sinistra, ok? Dondolando. Perciò io ho la palla fra ischio e sacro sul diagonale, non sopra, parallele all'ischio, ma sul diagonale verso interno. Puoi anche fare side to side con gambe piegate. Ah, un po' più intenso. O se volete con le gambe tese, un po' più carico. Può essere interessante per persone inibiti o morti neurologicamente, un po' più carico potrebbe essere interessante. Poi, adesso sì, poi puoi fare quelle sul piano trasversale, lo puoi fare nel piano, quelle piano trasversale, il piano sagittale avanti e dietro, perciò inarchi la schiena, curva la schiena, no? E poi ovviamente nel piano frontale, pensi di grattare il sacro sul pavimento. Gratti, 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 gratti. E rilassa. E giù. Perciò abbiamo fatto piano trasversale, piano sagittale, piano frontale. E adesso giochi, l'ultima, giochi un po' con i movimenti, nel senso fai un po' di zumba. Non so se avete fatto un po' di zumba. A caso, perciò destra, sinistra, su, giù, destra, sinistra, su e giù, destra, pa, 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 pa. Tu muovi il sedere un po' a caso, nel senso tu in tutti i piani, senza ordine, senza, siccome stai parlando, no? E poi stop, perciò trasversale, sagittale, frontale e poi a caso, interessante come approccio di massaggio miofasciale. E poi lo togli la palla, metti per terra. E dovreste sentire quella zona un po' più strana, un po' più rilassata. Poi, dopo che avete fatto questo esercizio, potete mettervi in carponi. E vado avanti e dietro a carponi, con la schiena dritta, le orecchie in avanti, sedere indietro, trasferendo il peso sui femori, avanti e dietro. E cosa voglio che fa il mio cliente? Voglio che cominci a dissociare, tenere la pelvi stabile, quello che noi chiamiamo in Pilates, e muovere il femore avanti e dietro nel piano sagittale. Poi allarga le ginocchia, porti i talloni insieme, perciò adesso sono in rotazione esterna del femore, e faccio la stessa cosa avanti e dietro. Chi ha seguito il mio discorso su donne in gravidanza, questo è un ottimo esercizio per donne in gravidanza, e poi fai l'inverso oggi. Unisci le ginocchia, piedi un po' fuori, rotazione interna delle ginocchia, vai avanti e dietro. Ok? Bene,
Bene, avanti tenendo il sacro, un po' più difficile tenere il sacro stabile qui, ok? E poi da lì cosa voglio che fate? È cercate di resistere, cioè mette un piede dietro, un piede avanti, lo vedi come c'è un ginocchio, schiena dritta, e spingendo il ginocchio per terra, tiri il tappetino in avanti, tenendo il sacro fermo. Qui stiamo lavorando i flessori dell'anche, i quadricipiti, gli psoas, gli obliqui, il trasverso e tutto il resto. Perciò lo puoi fare anche con un elastico, no? Lo puoi fare anche con un braccio avanti, stessa cosa, resisti. Perciò io sto spingendo i ginocchi giù per creare resistenza. Perciò, perché lo vogliamo fare questa cosa? Perché quando tu lavori gli antagonisti dell'otturatore esterno, interno, piforme e gluteo, cioè la parte anteriore, cioè il psoas, potrebbe aiutare a inibire reciprocamente la parte posteriore. Interessante questa cosa. Perciò, interessante, la prima cosa che voglio fare che i miei clienti in Pilates è farli capire o capire che hanno questo sorriso del gluteo. Due, puoi usare immagini e massaggio per migliorare la sensazione del sorriso, fargli sentire un po' le sensazioni appropriate e poi fai condobidia prima con mobilità più con la resistenza per rinforzare. Perciò è stato un piacere oggi, spero che è stato utile. E perché, voi dite, ma perché devi fare così? Perché la connessione fasciale del sacro tuberoso verso la colonna e poi verso i piedi è importante per farli sentire questa zona, perché questa zona è cruciale, perché è il punto dove le due fasce della colonna si biforcano e diventano due fasce separatamente autonome. Perciò dalla testa, che è una, scende attraverso la colonna in due, ma sempre uno collegamento. A un certo punto, arrivando lì al sacro, c'è questa separazione fisica e anche mentale e emotiva di questa fascia. Perciò, interessante, spero che vi sia piaciuto questo approccio e chi ha voglia di imparare di più, ricordate, siamo alla Fiera di Rimini, questa giugno 2-3, e presenterò proprio 2 ore di questo workshop su fascia longitudinale e con tanti esercizi divertenti e anche utile, non solo nell'ambito di Pilates, ma anche nell'ambito di massaggio miofasciale, molto divertente. Se volete sapere di più di questo workshop, mandate un'email o chiamateci su linea fissa o WhatsApp. Spero che sia stato utile per voi questo workshop per oggi. Fammi vedere chi è presente. Ammazza un sacco. Isabel, ciao Isabel. Ok, bravissimo. Oh, c'è sempre Giulio. Ciao Giulio a casa. C'è Anna oggi. Ammazza Philip. Ok, buonasera. Bravo, c'è Philip. Ah, c'è ciao Lorenzo. Top, ottimo ragazzi. Grazie. Ah, c'è Maria Grazia. Ottimo. Ragazzi, spero sia stato utile. Spero che ho cercato di fare il mio meglio per presentare questa cosa in 15 minuti, ma almeno vi ho dato un modo un po' diverso di vedere la fascia longitudinale di Fleming. Ok? Grazie mille, siete stati spettacolari e spero di vedervi dove? A Rimini, sì? Con Posta Pilates. Grazie tanto e ci vediamo il prossimo mercoledì per un altro Wednesday Workshop con Posta. Ciao ragazzi, saluto da Serafino.